Buongiorno a tutti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Minecraft. Cos'è quella cosa lì? La nebbia? Le stelle? Non lo so, ma è un buon mattino e questo è il mio letto accanto al camino. Vai, eh sì, perché mi serve il pollo e lo sto cucinando e dopo il pollo metteremo a smeltare l'iron ore. Diamoci subito da fare. A costruire e preparare la nostra casetta. Allora, incominciamo a fare una pala per incominciare a segnare il campo. Iniziamo a costruire. Naturalmente cercheremo di non fare un quadrato perché i quadrati sono sempre brutti. E incominciamo a contare 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7. Ci sta. Sì, sembra un quadrato. Voi penserete, ma è un quadrato. Certo, è un quadrato. Perfetto, e dopo ci andremo ad espandere in maniera diversa. Per esempio, così. Ecco qua, il tracciato della nostra nuova casa. Sì, lo so, è brutto. Poi quando avremo qualcosa di più carino lo sostituiamo. Per adesso abbiamo questo. Ok, vediamo un po'. Oh, iniziamo con gli ingot. E vai, quindi possiamo incominciare a fare qualcosina. E la nostra maschera, ci facciamo un paio di pantaloni e basta. Stavo pensando, nel frattempo che noi raccogliamo le pietre, dato che ci sono qui sotto un sacco di minerali e c'è un bel posto. Oh, lì sotto cosa c'è? Qualcosa di azzurro. Non ho la più pallida idea di cosa sia, neanche quella roba bianca. Questo qui è copper, l'ho capito. Ma stavo pensando, uniamo l'utile al dilettevole, ovvero incominciamo a farci una bella scalinata in modo tale da raggiungere là. Questa sarà la nostra miniera personale, dove potremo raccogliere tutte le risorse che vogliamo e utilizzeremo questa per tutto, per costruire la nostra base spaziale, la nostra navicella spaziale. Ma il tempo vola? Cioè, era giorno prima. Come fa a diventare già subito notte? Non lo so. Ho notato una cosa però. Ops, che si è rotto. Eh sì. Mi ero stufato di quei legni lì. Ho cambiato tutto con la mitica cobblestone. E iniziamo a creare i pilastri. Ops, me ne manca uno. Vai. Perfetto. Ops, ho finito. Cosa succede se metto il copper? Cioè, posso fare degli oggetti di copper? Tipo piccone, armature o cose varie? Ancora c'ho questo piccone? Vabbè, non so perché, ma lo butto e continua a rispuntare. Mi segue. Non so perché. Coalore. Boh, robe strane. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa con questo. Scusa, se io faccio così e faccio così. No. Quindi non si può fare. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Questo ci serve. Sì, le abbiamo trovate. Le mitiche zucche. Meno male che avevo lo shift premuto, signori. Perché qua sotto c'era la lava. Meno male. Qua, oh. Di nuovo? Ah, ma allora è tutto un lava qua sotto, basta, cioè non posso creare niente, basta, non si può creare la scala, quindi. Soprattutto, ah, questo manca la texture, devo sistemarla. Mi rilassa tantissimo Minecraft. Sì, ho ancora il piccone questo qua di legno. Non vedo l'ora che si rompa perché mi perseguita. Occhio alla lava. Ed è veramente rilassante stare qui a distruggere i blocchi è veramente di un relax totale. Oh, finalmente si è rotto. Picconi come se piovesse, come se non ci fosse un domani, perché dobbiamo incominciare a scavare tantissimo e recuperare tanto materiale che ci serve per la costruzione della nostra casa. Ma soprattutto, finalmente non abbiamo più il piccone, quello di legno. Continuiamo con la nostra costruzione e con i pilastri, che ne mancava questo qui, e siamo a posto. Non funziona più. Ah, ecco appunto. Minecraft e Minecraft. Ok, iniziamo a creare
le traverse, perché sennò crolla il tetto, appunto. Quindi per il tetto ha bisogno di un appoggio e quindi creiamo la nostra struttura. Iniziamo a costruire la nostra casetta. Te ne vai per favore, grazie, molto gentile. Ci vorrà tanto, tanto, tanto legno, lo so, io già lo so, ma soprattutto so anche che è già buio. Eh già, come passa il tempo, come vola il tempo quando ci si diverte. No! Oddio, queste cose qua succedono sempre su Minecraft. Una, due e tre. Dai, 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 ce la faccio, ce la faccio, ce l'ho fatta. Perfetto. Oh. No, ok. Sai, sai, oh, è già buio. Ok, andiamo a dormire subito. E buongiorno! C'è un po' di foschia questa mattina, eh? Eh già, eh beh. Dormire in aperta campagna. Chi sei, reumatismi? La nostra struttura sta prendendo forma. Sì, lo so, all'inizio è un po'. Sembra un po' strana, ma credo di poter fare qualcosa di carino. Ogni tanto saltano fuori. Andiamo a raccogliere un po' di legna, ma prima ci serve un'ascia nuova, perché quella si sta rompendo. Quindi ce la facciamo subito. Eccola qua. Ah, il nostro primo combattimento. Attenzione. Guardalo, guardalo. Che si nasconde. Bravo. Il nostro primo combattimento. Era nascosto dagli alberi. E questi alberi a noi servono. E iniziamo proprio da questo. Sapevo io. Ho sempre pensato che tutti i videogiochi avessero una linea poco poco ecologica, tranne un videogioco chiamato Eco. Che bisogna stare attenti un po' all'ecosistema, ma Minecraft è qualcosa di particolare, ovvero riesce a distruggere quasi tutto. Sì, il mondo è gigantesco, noi siamo soli perché sono in coop, però ha un qualcosa di devastante. Cioè, Minecraft distrugge, ma nello stesso tempo, attenzioni, abbiamo preso le ossa e ci serviranno tantissimo. Riesce a ripopolare, in men che non si dica, il proprio mondo distrutto con le proprie mani. Spettacolare. Ok, abbiamo raccolto abbastanza legna e direi di. Che bella questa piscina di lava che poi utilizzeremo. Incominciamo a ripopolare un po' perché questi alberi ci serviranno. Ciao mucche. Sì, vero, devo mangiare, ecco perché non riesco a correre. Ah, complimenti. Voglio vedere cos'è Maplewood. Questo qua è veramente carino. Mi piace questo colore rosso. Perché lo vorrei ripiantare. Oh, forse sì, ho sentito il rumore. Eccolo qui. Somewhat sweet. E in effetti è vero, è molto molto carino. Ma ci ha dato poco legno, vero? Eh sì. 4. Peccato. Volevo proprio cambiare questo con quello. Continuiamo a costruire per dargli una parvenza di una casa. Cosa sto facendo? No, è così. Esatto, ne mancano un altro. E sì, ce l'abbiamo fatta. Questo qui non va bene qua. Magari con questo. Esatto, via. Adesso sì che ci siamo. Manca ancora un pezzo. Uno, due. Dai. Ce la facciamo? Io credo di sì. Forse ho sbagliato. Mi sa di sì. Era di qua. Eh sì. Era proprio così. Non si vede più niente. Ed è già buio. Lo prendo? No, non ce la fa. Ok, andiamo subito a dormire. E di nuovo buongiorno, sempre più foschie in questo gioco, dato dormiamo sempre all'aperto. Sì, chissà i reumatismi. Ha una forma strana, ne sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo con voi se ve lo state chiedendo.
Ma non mi dispiace il corridoietto. Io farei la stanzetta qui, dove dormire è qui il nostro. Oh, eccolo lì. Scomparso. Wow. Iniziamo a costruire le pareti. E le pareti le vorrei fare, sì, di cobblestone per forza, perché ancora non abbiamo molto. Abbiamo solamente questa. Quindi magari eventualmente. Non so, magari una finestrella piccola, tipo piccolina in Canada. E se facessimo i pilastri della porta in legno, tipo così? In modo tale da rimanere in tema con tutto il resto? Tipo roba del genere? E qui ci mettiamo la porta. Che ne dite? Carino? Mi piace? E magari una finestrella qui. Sì. Ci potrebbe anche stare. E poi tanta cobblestone. Tanta, tanta cobblestone. Dunque, devo dire che siamo stati abbastanza sfortunati, ma il fattore di avere la lava vicino alle scale non mi dispiace affatto. Assolutamente. Anzi, mi sa che forse dovrò fare così che è meglio. Ovvero bloccarla. Esatto. Sì, perché ci porterà della luce. La lava è uguale fonte di luce e questo per noi è un vantaggio. In quanto i mob non potranno spawnare perché c'è luce. Quindi ci siamo. Ok, iniziamo la nostra bellissima discesa. Nel frattempo raccogliamo tutta la cobblestone che ci serve per costruire la nostra casa. Ok, io direi di salutarci qui. Questa è la nostra. Non si vede nulla. Si vede solo con la luna. E lì mi sa che è rimasto qualcosa appeso. Bene. Io direi di salutarci qui e è poppato appena adesso un creeper. Quindi, come sempre, siete mitici e alla prossima. Bye bye! Speriamo che non mi uccida il creeper.